Come fai a non arrabbiarti? Come fai a non... Non lo posso spaccare perché mi occorre. Come fai a non arrabbiarti? Come fai a non arrabbiarti? Ho dietro qualche estintore. Anzi, c'ho anche una manopola dell'estintore. Poi magari un giorno vi dico cosa sto facendo. Allora, come fai a non arrabbiarti? Come fai a non arrabbiarti? Cioè, allora, faccio un post su Facebook dove faccio una previsione e praticamente scrivo più o meno questo. Prevedo che in Italia, dopo questo governo di destra neoliberista, succederà un governo ancora più di destra neoliberista di questo, che secondo me toglieranno ancora di più il welfare, fino a ridurci più o meno come l'Argentina dei Macri, l'Argentina, cioè, ma neanche la Grecia, io direi l'Argentina, ve lo ricordate, la crisi argentina, eccetera, eccetera. Io penso che, nonostante per anni ho parlato di un'Italia balcanizzata e così è stato, prevedo che arriveremo a questo, prevedo, fra qualche anno, 5 anni, dopo questo governo, succederà poi che ne arriverà un altro. E leggo un commento di uno e io mi chiedo: come fai a non arrabbiarti? Come fai a non arrabbiarti? Come fai a non... Non lo posso spaccare perché mi occorre. Cioè, mi verrebbe di spaccare sto... Come fai a non arrabbiarti? Come fai a non arrabbiarti? Come fai a rimanere calmo? Respiro un secondo, leggendo un commento del genere. Aspetta, respiro. Cerchiamo di rimanere calmi. Come fai a non arrabbiarti quando leggi uno che ti dice: e sì, però è meglio che la destra che la sinistra? Cioè, davanti a un commento del genere, come fai a non arrabbiarti? Io ve lo chiedo a voi. No, l'estintore non lo posso spaccare, vorrei togliere questo. No, non lo posso, vi giuro, lo dovrei spaccare, però non lo posso spaccare perché lo devo tenere. Come fai a non arrabbiarti? Come fai a non arrabbiarti davanti a un commento del genere? Ma nel 2021 la gente non ha ancora capito nulla. Ma se siamo in un paese, in una nazione, in cui da 30 anni a questa parte, se da 30 anni devo trovare qualcosa da spaccare, c'ho una matita, due matite, però se spacco la matita poi mi girano le scatole, devo trovare qualcosa perché mi devo sfogare. Devo trovare qualcosa. Dopo vado da basso, devo prendere un pezzo di ferro, devo piegarlo. Ma se da 30 anni a questa parte in Italia, da 30 anni, non c'è più uno straccio di partito di sinistra, se da 30 anni in Italia è morta la sinistra, non c'è più la sinistra in Italia, ci sono due blocchi, quello che voleva il venerabile, e ci è riuscito, perché loro volevano quello, ma se da 30 anni a questa parte non c'è più uno straccio di sinistra in Italia, ci sono due blocchi neoliberisti che fanno leggi solamente per le classi dominanti, che fanno finta di litigare fra di loro. Adesso un po' anche di meno, sì. Abbiamo un po' ancora di oppofinzione. Come cazzo? Io devo spaccare qualcosa. Come fa uno
a scrivere. E però è meglio che c'è adesso la destra che va a governare la destra al posto della sinistra. Ah, perché scusate, perché questo governo che abbiamo adesso è un governo di sinistra? Il governo che ci avevamo prima era un governo di sinistra? Quello ancora prima era di sinistra? Ma stiamo scherzando? No, ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Ma penso che stiamo scherzando. Penso che stiamo scherzando. Ma qui siamo di fronte. Siamo di fronte al trionfo. Trionfo, in Italia siamo di fronte al trionfo trentennale del neoliberismo. Non esiste il neoliberismo di sinistra, il neoliberismo è reganiano, thatcheriano, tutte queste cose qua. Siamo nel trionfo del neoliberismo. Tutto quello che aveva l'Italia è stato completamente svenduto a favore delle elite globaliste. Non siamo in Bielorussia. Non siamo in una forma di Stato con uno Stato forte e il cittadino ai margini. Non siamo in una forma di Stato come quello. Siamo nel trionfo del neoliberismo occidentale. Io direi anche che siamo arrivati alla decadenza di questo sistema neoliberista. Oserei dire anche di questa dittatura capitalista, mondialista, globalista. Chiamatela come volete, chiamatela come volete. Ma come fa la gente nel 2021 a non aver ancora capito questo? La forza di lor signori, la forza del sistema, è proprio quella che loro sono 10 anni avanti rispetto agli altri. Riescono sempre a trovare un salvagente per trogloditi, sempre lo trovano. E quindi alle prossime elezioni sicuramente voteranno quelli, perché quelli sono cose che sono quelli bravi, che vedi, sono cose che vedi da una vita. Se noi guardiamo in giro, guardiamo cos'è la Bielorussia. La Bielorussia è uno stato. Oggi molti, non so neanche per trovare le parole, non voglio essere offensivo, trogloditi, ignoranti, chiamiamoli così, utilizzano termini come però in Italia c'è quello che lì è comunista. Ma cosa state dicendo? L'unica nazione che non ha mai chiuso, una non è l'unica, ma una nazione, vabbè, quelle veramente non hanno mai chiuso nulla, non ho mai fatto un'ora di balcone, sul balcone a cantare, sono in discoteca a ballare, ristoranti, a parte che anche adesso mi hanno mandato dei video dalla Russia che sono ristoranti stracolmi. Ma guarda che è l'unica nazione che hanno fatto quella, sta la Bielorussia, di Lukashenko. C'è un sistema che non è il sistema neoliberista lì. Lì c'è ancora il sistema Silovik, ok? Stile Unione Sovietica, non hanno mai chiuso niente? È il paese dove c'è più libertà? Non hanno mai chiuso niente? Ma quindi di che cosa state parlando? Se non sapete niente, se siete ignoranti, di che cosa parlate? In Italia dove c'è il trionfo, e in altre robe dove c'è il trionfo del neoliberismo, sì. Poi, se quel sistema è migliore, o questo sistema è migliore, possiamo parlarne. Ma che adesso mi venite a raccontare, fregnacci, no ragazzi. Tutto quello che sta nascendo di alternativa a quello che c'è in Parlamento è neoliberismo. Molti mi dicono, Lambre, ma qui, qua. Io vi dico solo una cosa e vi lascio riflettere.
E con questo poi concludo, perché sennò mi incazzo troppo. Vi lascio con questo che vi voglio dire. Chi è sempre in televisione non è contro il sistema, è parte del sistema. Chi sul web fa finta di essere contro il sistema, in molti casi è parte del sistema. Voi potete dire di tutto di me, mi potrete dire di tutto, ma mai potrete dire che Lambrenedetto fa parte del sistema.